Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Bene bene, sono super contenta di fare questo video qua che vi presenterò oggi. Era un sacco di tempo che pensavo a come fare, come non fare, se sarebbe potuto piacere, ma ragazzi, io mi butterò. E il video di oggi, come avete potuto vedere dal titolo, tratterà di moda, di outfit. Vi farò vedere 5 outfit invernali, direi che saranno 2 più eleganti, quindi per una sera, uno un po' più casual e uno un po' più elegante, magari uno da aperitivo, uno da serata un po' più glam, adesso vedremo, e 3 outfit per la giornata, che possa essere per andare a lavorare, una passeggiata al parco, non lo so. Comunque mi faceva piacere magari darvi qualche idea per avere un outfit invernale pazzesco. Spero che vi piacciono, ragazzi, spero che questo video possa piacervi. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere like, a commentare se il video vi è piaciuto. Detto questo, ragazzi, io direi che non perdiamo altro tempo e andiamo a presentare il primo outfit. Allora, ragazzi, intanto volevo spiegarvi che per me in inverno l'outfit va sopra a un altro outfit, praticamente, perché io, essendo molto freddolosa, ho bisogno di uno strato sotto per tenermi tutta al caldo. Quindi intanto vi faccio vedere cosa uso io come strato inferiore e poi andremo a costruirci sopra l'outfit. Allora, come prima cosa abbiamo una bella magliettina della salute nera e una calzamaglia imbottita da mettere sopra, con anche il piede, giusto per stare proprio al caldo, ragazzi, super termici. Per tutti gli outfit, ragazzi, avrò sempre sotto questa tenuta, la tenuta antigelo. Eccoci qua! Questo è il primo outfit, ragazzi, che ho pensato per l'inverno. Questo è un po' un outfit pensato per andare al lavoro, un po' più casual. Partiamo da il maglione. Il maglione è quello che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi haul di Shein, di questo bellissimo verde super caldo che ho infilato leggermente nel pantalone. Questo maglione è super comodo, super tranquillo, perfetto appunto per una giornata lavorativa. Passando ai pantaloni, ho optato per questo pantalone in ecopelle, però come vedete opaco, di Zara, super super flattering, io adoro, con questa cucitura qua sul davanti che secondo me sta veramente benissimo ed è veramente, ragazzi, super super comodo. Passando alle scarpe, ho optato per questi boots anche elasticizzati, quindi super comodi. Questi sono quelli che ho preso da Primark e secondo me, essendo anche questi di ecopelle, insomma molto simili al pantalone, secondo me stanno super bene insieme. Tornando alla parte superiore, invece, vi faccio vedere anche gli accessori. Ho pensato a questa collana tutta colorata, questo è un outfit super colorato, quindi insomma ci vuole del colore anche negli accessori, soprattutto negli accessori. Questa collana che un po' rimanda al verde e al rosa del maglione. Questi orecchini tutti super colorati, che anche questi rimandano al rosa e al verde del maglione. E infine questo scrunchies rosa, che appunto è molto simile a questo rosa del maglione. Vi rifaccio vedere l'outfit completo. Adesso vi faccio vedere l'outfit anche con giubbotto e borsa, per vedere come ho abbinato. Per il giubbotto, ragazzi, ho pensato a questo bomberino semilucido, un po' che riprende l'opacità del pantalone, che adoro, con il cappuccio. Dentro è tutto peloso ed è un giubbotto double fast che rivedremo all'interno del video. Come borsa ho pensato a questa borsetta a tracolla sul rosa, sul fucsia, che riprende la scritta Pinky Promise del maglione. Ed ecco l'outfit completo. Ecco l'outfit numero 2, questo altro outfit da ufficio, un pelino più elegante, ma sempre da giorno. Allora, partiamo come sempre dalla maglietta. Questa è una bellissima maglietta, un po' camicina, con le
maniche che hanno un elastico al polso, così fanno un po' tipo palloncino, molto carino. È molto leggera, quindi ovviamente sotto ci vuole la tenuta termica. Questo bellissimo laccetto, un po' così svolazzante, e tutta questa texture di fiorellini rosa e rossi, carinissimi. E si ferma qua in vita con un elastico. Questa è la maglietta di Scout. Il pantalone è un jeans giallo super flash, super colorato, bellissimo, di Tommy Hilfiger. Super super carino, mi piace tantissimo come fitta, come sta, non è né troppo a vita alta né troppo a vita bassa, super comodo. E invece come scarpe ho optato per degli UGG con il pelo qua in caviglia, super carini, neri. Come accessori ho optato sempre per uno scrunchies, un po' in tema, bianco perlato. Poi orecchini oro con questi brillantini super carini e collana di perle. Qua c'è anche questa collanina, ma questa la tengo sempre con me. Adesso vi faccio vedere anche la giacca e la borsa abbinate. La giacca è la stessa di prima che vi avevo già fatto vedere, ma dal lato peloso, che riprende appunto la nostra scarpa. La borsa invece è questa qui di Shane, sempre un po' pochette, però sempre a tracolla, molto carina, che riprende appunto la giacca e l'UGG. Che ne pensate? Vi piace come opzione? Secondo me super carino e super azzeccato. Terzo outfit che vi propongo, ragazzi. Questa è più una proposta di outfit da giro in centro, pomeridiano, caffettino, così. Un po' meno da ufficio, perché appunto si osa un po' di più, ma adesso vi faccio vedere bene nel dettaglio. Come prima cosa abbiamo questo maglione gigante di Primark, che già vi avevo fatto vedere, che diciamo l'ho preso molto grande perché faccia effetto gonna, praticamente vestito. È di questo tessuto super caldo, intrecciato ma in stile maglione, con sotto la mia maglietta termica della salute. Poi, pezzo di sotto, abbiamo questo pantaloncino in camoscio, simil camoscio, nero, semplice, con sotto la nostra calzamaglia termica e questo gambaletto grigio, che è un pelo più chiaro del pezzo di sopra, ma mi piace moltissimo come ci sta insieme. E come scarpa abbiamo sempre lo stesso stivale del primo outfit. Io d'inverno adoro gli stivali perché tengono al caldo e si possono mettere i calzettoni della nonna di lana, che sono super super caldi. Passiamo agli accessori. Ho messo questa collana molto particolare, molto bella, con questi cerchi in argento. Poi abbiamo questi orecchini, sempre in argento, e un altro bellissimo scrunchies, che è sempre lo stesso, ma che con questo pipullino secondo me ci sta molto bene e lo mette in risalto, diciamo. Adesso vi faccio vedere la proposta del cappotto e borsa. Allora, come giubbotto rimaniamo sullo scuro con questo simil trench, che come vedete arriva a metà coscia, quindi sta molto bene con il maglione che abbiamo sotto. L'importante secondo me è non avere giubbotti che siano più corti di quello che indossiamo sotto. E è un giubbotto molto particolare perché ha questo braccio un po' in simil pelle e copelle e questa texture un po' lanacotta per il corpo del giubbotto. Secondo me sta molto bene con anche la texture del maglione che abbiamo sotto. Come borsa invece, visto che è una situazione un po' più elegante e un po' più quasi serale, tra virgolette, questa bellissima borsa corta in ecopelle di Shane, secondo me in totale niente male. Quarto outfit, la la la. Eccoci qui con il quarto outfit e anche primo outfit, diciamo, serale tra virgolette. Questo io l'ho pensato come outfit un po' più casual, ma sempre per un'occasione serale, magari un'uscita con gli amici, un calice di vino, un po' più casual ma sempre da sera, sempre un bel vestitino. Allora, partiamo subito con questo camicione beige color cammello tipo di Shane,
molto molto carino secondo me, con in vita questo bel cinturone un po' piratesco che vi avevo già fatto vedere secondo me anche con lo stesso outfit, che secondo me ci sta veramente benissimo con questo camicione appunto. Sotto, come sempre, maglia della salute, mi raccomando. Allora, sotto abbiamo solita calzamaglia super coprente, super calda, con sempre il solito stivaletto. Ragazzi, questo stivaletto io ve lo consiglio tantissimo. Quest'inverno mi ha salvata, veramente favoloso, sta bene un po' con tutto. Passiamo agli accessori. In questo caso abbiamo questa catena oro, questi orecchini molto particolari formati da tante palline a cerchio sempre oro e come sempre per il nostro meraviglioso pipullo abbiamo uno scrunchies sempre bianco perché secondo me con l'oro sta molto bene. Adesso andiamo come sempre a mettere cappotto e borsa abbinata. Eccoci qua, come giacca ho sempre optato per quella di prima. Quindi questa qua con la manica in ecopelle e il corpo in lana cotta. Molto molto carino secondo me così l'outfit. Rimane sempre sull'elegante ma non esagerando. Quindi rimane sempre leggermente casual per la sera. In più come borsa ho optato per questo bauletto un po' pitonato in base nera ma che comunque rimanda un po' al marrone, che secondo me sta molto bene con il vestito che abbiamo sotto, sempre a tracolla, con questa catena oro. Che ne pensate di questo outfit? Io lo adoro, secondo me super azzeccato per una serata tranquilla, molto molto bello. Eccoci qua con l'ultimo outfit. Zin! Allora, da cosa partiamo? Io direi che partiamo da questo vestito super bello che già avete visto, già sapete, super caldo, super super invernale, perfetto per una serata glamour secondo me, molto bello in questo vellutino che mi piace tantissimo, poi non so se si nota dalla telecamera, è anche molto brilluccicoso, quindi secondo me perfetto per una serata più elegante, con questo scollo sulle spalle che secondo me è molto molto elegante e tutta questa arricciatura che come già avevo detto mi fa impazzire letteralmente. Sotto ragazzi ho optato per questa, ovviamente sempre la solita calza della salute, ragazzi in inverno non se ne può fare a meno della calzamaglia coprente, mi dispiace. Poi con questa calza che vi ho fatto già vedere a rete con tutti i brillantini, che secondo me è stupenda per questo outfit elegante. E infine ragazzi, che ve lo dico a fare, abbiamo i nostri soliti boots che secondo me staccano un po' e stanno molto bene. Che ne pensate? Passando agli accessori, abbiamo questa collana di perle molto simile a quella che ho usato prima, però un po' più fine e secondo me un po' più elegante. Poi abbiamo questo tripudio di brillantini negli orecchini che sono veramente favolosi secondo me e con l'outfit stanno benissimo. E cosa ve lo dico a fare? Il solito scrunchies per il nostro pipullino. Ecco qua come pensavo di abbinare il vestito con questo bellissimo trench, molto più elegante di quell'altro che è il classico trench nero, abbastanza lungo perché arriva quasi al ginocchio, super super caldo, e ha questa bellissima borsa tutta brillantinata che rimanda molto agli orecchini che abbiamo sopra e anche alle nostre calze brillantose. Io ragazzi adoro assolutamente, troppo bello, mi piace tantissimo, super da sera, super elegante, super glamour. Bene, eccoci qua ragazzi. Siamo giunti alla fine anche di questo video. Spero che gli outfit che vi ho mostrato vi possano essere utili come inspo. Comunque sono outfit che si possono rimodellare su ognuno di noi. Magari il maglione verde di un altro colore abbinato a una borsa di un altro colore ancora. Insomma, le variabili sono tantissime. Io spero di avervi dato magari un'ispirazione per creare appunto nuovi outfit e uscire dalla nostra comfort zone. Io mi sono divertita tantissimo a fare questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un like e un commento e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Vi mando un bacione e ciao!